Tutto pronto per gli ultimi 10 minuti della gara tra Libertas Altamura e Bianca Ostuni. Si riparte con i brindisini avanti di 10 lunghezze. Abbiamo il grande onore di avere in postazione accanto a noi coach Meo Sacchetti. Vedremo se più tardi vorrà rilasciare un intervento ai nostri microfoni o quando riterrà più opportuno. Qui c'è un coach, lei è arrivato nel terzo quarto, cosa ha visto di quel poco? Non le chiedo cosa non ha visto, perché forse la lista è più lunga. Logico che Ostuni si è messa a zona e hanno fatto poco canestro, onestamente. Ho visto che ha fatto alla fine un tiro da tre, il numero per Ruccio e cose così, però hanno bisogno di trovare qualche canestro in più, perché sennò loro se ne stanno dentro in zona e non c'è niente da fare. Soluzioni quindi che bisognerà cercare con il tiro da fuori, visto che Altamura non è riuscito comunque a violare la difesa di Ostuni. Solo 37 i punti segnati nei primi 30 minuti di gara. Perrucci dentro per Richardson, ha il problema di girarsi, non riesce a trovare la coordinazione per il gancio. Ecco, se non va a riprenderla così è davvero dura. Ci riprovano ancora i brindisini con Manchisi. Stavolta prova la 2 in sospensione, la palla si ferma sul secondo ferro e la squadra di casa può ripartire. Radovic. Va Milos. L'intervento quasi a spazzar via tutto per Franklin. Lamenta una gomitata al viso, presa probabilmente nell'azione precedente, il giocatore americano. 10 le lunghezze di vantaggio, ma il nemico peggiore di Altamura recupera intanto Radovic. Solo 1 contro 0, non può sbagliare. E infatti Milos suona la carica. Altamura che sale a meno 8 per Radovic, sono 8 punti. Davvero il giocatore montenegrino ci sta mettendo il cuore, Perrucci ci mette invece le mani, non basta. E poi il regalo, mister, questo però è un regalo degno del miglior Babbo Natale. Ci vorrebbe che un paio di canestri possa diventare vincente. Hanno sicuramente bisogno di trovare più pericolosità, sicuramente. Vediamo un po' se Altamura riesce a trovare pressione, soprattutto sotto canestro. È una situazione, quella dei falli dei lunghi ospiti, sulla quale magari bisognerebbe lavorare. 3 falli per Franklin, richiamato in panchina Morzillo, per 4 per Rucci, non se lo sente di provare. Da Radovic prova ad entrare Milos, è sotto una capanna, fermato, poi prova a servire Richardson, non va. Ripartono ancora i brindisini, c'è Teofilo, chiama in causa Manchisi, lo scambio ancora con il numero 10. Poi c'è Schmidt, entra l'americano Franklin, la schiacciata che non si completa per l'intervento falloso di Barozzi. Non aveva grandi alternative. Secondo fallo per Domenico Barozzi, anzi è il terzo per il lungo bianco altamurano. Franklin in lunetto, anche lui con i tiri liberi. Non sembra avere un feeling particolare, primo tiro libero peraltro dell'intera partita per Ostuni, 0 su 2. E sono stati i primi tiri liberi per la formazione brindisina nell'intera gara. Coach, quante volte le è capitato di vedere una squadra che fa il primo libero dopo 32 minuti? Ma è successo anche squadre che non hanno tirato un tiro libero. Sicuramente pensavo che fosse il contrario contro una squadra che giocasse a zona rispetto a una squadra che giocasse a uomo, però il basket è bello anche perché è strano. E speriamo che succeda davvero di tutto in questi ultimi 7 minuti, perché altrimenti la vediamo dura. La palla non va, attenzione,
Radovic, sono dietro la palla per Maietta, la mette la tripla e adesso può cambiare tutto. E infatti la panchina ospite chiama il time out, viene dato solo da due, no, ecco il terzo. Adesso è cambiato veramente tutto. Adesso vediamo se stanno ancora a zona. Vedremo se resterà ancora a zona la formazione di Ostuni. Diamo un'occhiata all'ultimo giro negli sponsor per noi, partendo dal gruppo Gedi, di cui vi ricordiamo l'indirizzo internet www.gruppogedi.it. Salutiamo anche l'impresa edile dei fratelli Tesoro. Poi la Cobarra SPA, costruzioni Barozzi. Salutiamo il supermercato Laborante Doc e salutiamo anche l'Empire Sports Center. Dobbiamo purtroppo salutare anche coach Meo Sacchetti, che ringraziamo per le perle di cui ci ha onorati. Le perle sono perle false, ok? Arrivederci, un saluto da Altamura. Coach, ti sbilanci in un pronostico al volo alla cieca? Beh, se anche, come si chiama il 7? Perrucci. E Perrucci ci vorrebbe che mettesse un paio di bombe. E va bene. Un saluto a coach Sacchetti. Ricordiamo per l'ennesima volta altamurano di nascita. E che ringraziamo ancora per l'intervento ai nostri microfoni. Maietta, prova. Pareggio! Il pareggio di Maietta! Il pareggio di Maietta! La tripla che vale il pareggio. 47 pari e adesso è un'altra partita, 6-10 alla fine. Maietta ha pareggiato, cambia tutto, 47 pari. Altamura che adesso sente il profumo dell'impresa. Barozzi, Richardson e il fallo di Smith. Le due triple consecutive di Maietta. Richardson in lunetta per tentare il sorpasso. Che arriva. 48-47. Manny Richardson ci dà il nuovo vantaggio. E Richardson mette dentro anche i tiri liberi. 10 punti, 4-10. Altamura avanti 49-47. Il tentativo da 3 non va. Pallone recuperato da Brindisi, o meglio da Ostuni. Mialic. Vediamo il numero 20, Calisi, non trova lo spazio. 5-24 da giocare. Altamura adesso è avanti. Cinque e venti, occhio. È ancora lunghissima, ma Altamura c'è. Richardson, che ha finalmente centrato la prima doppia cifra ad Altamura. L'intervento regolare è suo, il canestro non è valido. Intanto è un risultato assurdo quello che a 5 minuti dalla fine vede Altamura avanti 49-47. È assurdo perché nell'ultimo tempo finora Ostuni non ha mosso il 47, parziale di 12-0. Barozzi non va. Richardson, qui forse il fallo c'era. Lotta Radovic, Barozzi, Radovic, vai Milos,
51-47. Che partita assurda, che partita assurda, ma ci va benissimo così. 10 punti anche per Radovic. 51-47, il tentativo da 3 non va, non va, e la rimessa è però per Austin. A 4 dalla fine, Altamura avanti di 4. 51-47. Quattro alla fine, su ragazzi, la palla indietro, Barozzi va al disturbo, Franklin però gira su Teofilo, Teofilo non va, c'è il fallo di Richardson. Teofilo dalla lunetta e dopo 6 minuti e 10 è il primo punto di Ostuni nell'ultimo periodo. E per il momento resta l'unico. Teofilo 1 su 2. Malissimo Ostuni nei tiri liberi, 1 su 4. Molto peggio di Altamura, che già non è che stia brillando, solo 8 su 16. Bisogna tenere duro. Radovic fuori, Barozzi prova, la mette, la mette, la mette, la tripla di Barozzi, la tripla di Domenico Barozzi, lancia Altamura più 6. Franklin sale al terzo piano a fare canestro. 54-50 Altamura. Il fallo di Manchisi e il terzo, anzi di Mialic. Straordinario per intensità questo finale di gara. Terzo fallo per Mialic, la conferma. 190 secondi da giocare. Altamura è in maniera insperata avanti di 4 punti. Insperata perché il parziale dell'ultimo periodo per il momento è 17-3. Altamura aveva segnato 17 punti nell'intero primo periodo ed è stato il suo periodo migliore finora. E il fallo di Smith. È il primo per Smith. Se n'è andato un altro minuto e Altamura i 4 di vantaggio li ha conservati. Perrucci, Perrucci, il fallo di Franklin, il quarto fallo di Franklin. Perrucci in lunetta, mette il primo. Per Perrucci il primo giro dalla lunetta e sbaglia il secondo. Vabbè, per il momento ci accontentiamo. 9 su 18 nei liberi, Altamura. Bisogna lottare, bisogna lottare. 5 punti non sono tantissimi, bisogna farsi ribastare. Franklin, Franklin, se non entrava neanche questo. 55-52, 16 punti Franklin, 2 e mezzo alla fine. Altamura attacca. Perrucci, Barozzi, il fallo di Teofilo è il terzo e adesso bonus consumato dalla Bianca Ostuni. Il tecnico ospite alza i centimetri. Dentro Vorzillo che ha 4 falli, fuori Mialic, Barozzi sbaglia il primo.
Sbaglia anche il secondo, non ci voleva. Altamura 9 su 20 nei liberi, però 1 su 4 agli ospiti. Smith 55 a 54. Altamura che ha perso 3 punti nell'ultimo minuto. E avanti di una lunghezza agli ultimi 2 minuti di gara. Maietta scivola, perde palla, contropiede. Smetta per Borzillo, sorpasso a 1.46 alla fine. Borzillo ferma il contro sorpasso, c'è l'ultimo time out. Noi risalutiamo gli ultimi due sponsor che prima abbiamo salutato, traditi dalla fretta perché il coach stava andando via. Salutiamo il supermercato Doc dei Fratelli Laborante in via Salvatore Quasimodo numero 7 ad Altamura. Salutiamo anche l'Empire Sports Center ad Altamura in via Palestro. E chiudiamo salutando l'autocarrozzeria Colella, sponsor barese. Vi ricordiamo autocarrozzeria Colella che si occupa di carrozzeria, meccanica e noleggio. 106 secondi. 55 Altamura, 56 Ostuni. Altamura il miracolo l'aveva fatto, ora non bisogna vanificarlo. Su ragazze, 106 secondi. Radovic. Ancora Radovic, la palla per Barozzi e il nuovo sorpasso di Barozzi, 57 a 56. 80 secondi alla fine. Il pallone recuperato ancora dagli ospiti, 74 secondi. Azione ospite, 71 secondi. La palla per Franklin che sbaglia. Il rimbalzo è altamurano, preziosissimo. Cominciamo l'ultimo minuto, palla in mano. È in vantaggio di uno. Radovic. Radovic ancora. Radovic. Il gancio, Miloš Radovic per il 59 a 56, ultimi 40 secondi. Su ragazze, Radovic fa fallo su Smith. Ora anche Altamura ha consumato il bonus. Smith il nonetto. Oddio, finora hanno fatto 1 su 4. Mette dentro il primo e sale in doppia cifra anche Smith. Ultimo. Sbaglia il secondo. Il rimbalzo di Borzillo. 59 a 57. Tentativo di Smith. Mette la tripla e vale il sorpasso. Vediamo se era da 2 o da 3. Da 2. Da 2, siamo pari. 13 secondi alla fine. A caccia del canestro che vale la vittoria. Radovic, Barozzi, Barozzi. Il fallo su Barozzi. A 5 secondi dalla fine. Il quarto fallo di Teofilo. Cinque secondi sono tanti, eh?
Barozzi deve metterli tutti e due, poi tutti lì a difendere. Oppure fare fallo subito. Metterne due e poi fare fallo subito. Barozzi, su Domenico. Il primo è sputato fuori dal ferro. Il secondo è corto, l'ultima palla è di Brindisi, di il tiro muore sul ferro, si va al supplementare. Non ci crederete, ma l'avevo detto.